Ammazza il sozzino. Gli americanio. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. Questo lo da mangiato. Certo che assurdi di fronte all'arco è tutta un'altra camminata, eh? E chi ammazza quello? Ma io bellate. Oh, ma tutti con me stasera ce l'avete? E ti meravigli? Arrivi a cena, ho 2 ore di ritardo e ti meravigli. Non lo so, avessi preso sta casa appena trattoria. Ma te l'ho detto, ci ho avuto un problema di lavoro. Ho avuto un appuntamento di lavoro importante, ho fatto un grosso contratto oggi. Ma levate, se te potevi almeno degnare di fare una telefonata. Sì, ti un po'. Comunque, mo a parte tutto. Ah, in quel negozio sulla via Prenestina, dove peraltro non ti sei neanche degnato di venire, ho visto una camera da letto proprio molto, ma molto carina. Sì, eh? Ah, ma dì un po' com'è qua la camera da letto. È certo che vi è proprio un bernito d'amore, vi è. Senti, se tu te devi immaginare una gran specchiera. Rosè, scusa, mi sono ricordato che devo fare una telefonata. È una cosa di lavoro urgente per domattina. Dai, ci metto un minuto, scusa, Un minuto solo, Scusa, Deve essere l'ambasciata americana. A quest'ora? Ora americana. Per il pool, per la commissione del petrolio. Randolfo me l'aveva detto. Fammi sentire. Sì, pronto? Ah, ciao! Anadia, dai, sbrigati con sto telefono! Andate pure, vi raggiungo subito! È una cosa di lavoro! Ah, ridai con sto lavoro! Manuel, senti, non è che avrei lasciato da te la mia agendina? Sì, e infatti ce l'ho proprio qua, c'era il tuo numero e allora ho pensato di chiamarti. Senti, siccome io ci avrei scritto tutti i miei appuntamenti, non è che potrei passare più tardi da te per raggiungerti e riprenderla? L'agendina? Sì, solo che purtroppo io adesso mi trovo a casa di certa gente dove c'è una cena in piedi. Magari se tu mi lasci un tuo reperimento potrei cercarti io, eh? Ok, vabbè, facciamo così. Ci vediamo esattamente a... Ok, ok. Allora ti raggiungo io là, eh? Io comunque cerco di liberarmi al più presto, anche perché qua c'è un ambiente abbastanza noioso, tutta sta gente che s'accalca davanti al buffet, eh? Purtroppo so, le solite serate nostre di una noia mortale, eh? Ti raggiungo io allora. A dopo allora, eh? Ciao. Ciao. Ah, sì, ma come cazzo parli?